Allora, sindaco, approvato il bilancio ieri, forse tra i primi comuni in Campania? Sì, se non il primo, sicuramente tra i primissimi comuni in Campania che approva il bilancio. È un grosso risultato politico, perché ci eravamo proposti di approvarlo appunto per aprile, al di là della scadenza normativa, e l'abbiamo approvato appunto ieri con una condivisione di tutta la maggioranza. Allora, piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018, bilancio di previsione, la maggioranza compatta, insomma, sta lasciando che il suo lavoro continui. Sì, la maggioranza è compatta, ha approvato il bilancio. Il primo risultato che noi ci siamo posti, il primo obiettivo, è quello di non avere quest'anno un aumento della tassazione. Quindi, meno 2% sui rifiuti? Sì, ci sarà una lieve diminuzione ancora sui rifiuti, nonostante le sciocchezze che erano state dette nei mesi scorsi, che avremmo incrementato del 30% la tassa sui rifiuti. Una stupidaggine che viene smentita dai fatti, perché avremo addirittura un lieve abbassamento. Poi, poiché appunto approviamo il bilancio ad aprile, potremo anche fare una suddivisione in 4 rate anziché in 3 per il pagamento. La prima inizia a fine maggio, e quindi anche questo è un fattore di sollievo per la popolazione. Ex scuola Settembrini, prima dell'estate lei ha detto, insomma, che con l'approvazione del bilancio si potrebbe utilizzare come sede della casa di una parte degli uffici comunali. Sì, noi abbiamo già finanziato i lavori per la Settembrini, che sono quasi completati. Avevamo bisogno di un'altra tranche per il completamento finale, adesso con l'approvazione del bilancio l'abbiamo stanziata. Saranno effettuati immediatamente i lavori, e quindi prima dell'estate già noi avremo il trasferimento di una parte consistente degli uffici comunali alla Settembrini, dove saranno accorpati appunto i diversi uffici che servono il cittadino. Le persone potranno recarsi là e fare un po' tutte le loro pratiche, e sarà una istituzione posta al centro della città, senza dover andare all'esterno, diciamo, nelle zone più periferiche, ma appunto a Corso Vittorio Emanuele ci sarà la sede degli uffici comunali. 2 milioni di euro per l'ampliamento del cimitero, con circa 2.000 loculi a disposizione della città. Sì, il cimitero è un altro punto qualificante di questo nostro bilancio. Noi avevamo già approvato la realizzazione di primi 500 loculi, adesso approviamo, abbiamo il finanziamento per poter mettere in gara ulteriori 1.200 loculi, e poi un finanziamento ad hoc di 750.000 euro per la realizzazione di un'area di parcheggio all'esterno del cimitero, che mi sembra una necessità assoluta per fare in modo che la cittadinanza possa usufruire come si deve dell'area cimiteriale, della visita che viene fatta ai defunti, che è una cosa che da Fragola è molto sentita. 12 milioni di euro invece sulle opere messe nel bilancio triennale delle opere pubbliche a completamento dei servizi, diciamo, intorno alla TAV. Sì, queste sono le risorse che noi mettiamo insieme tra i trasferimenti TAV e quelle appunto destinate dal bilancio, per un totale di 12 milioni di euro, sia per interventi infrastrutturali importanti che abbiamo già programmato, come quelli dell'area San Marco Saggese, dove i progetti sono ormai pronti e che devono andare soltanto in gara, e poi anche per una risistemazione di tutta la rete viaria di Afragola dal punto di vista della manutenzione stradale, perché questa è una cosa molto sentita dai cittadini, e quindi con questo bilancio noi avremo le risorse per poter intervenire sulla manutenzione delle strade, e anche 650.000 euro, 1.000 euro destinati al verde. Allora, tra l'altro al verde è arrivato una delega che è stata assegnata a Luigi Sirico, il neo assessore ai lavori pubblici.
Invece volevo una battuta da lei sui 310 milioni di euro diciamo, annunciati da De Luca e da Renzi con il patto della Campania. Lei è il presidente dell'ANCI Campania, una notizia importante che riguarda l'eventualità della metropolitana, sì. Dalla stazione TAV a Napoli. Sì, intanto la stazione, confermiamo che i lavori stanno procedendo alacremente e per la primavera prossima, per l'estate prossima, la stazione sarà pronta e potrà entrare anche in attività. Io ho partecipato a un tavolo insieme con l'amministratore delegato di RFI e con la Regione Campania, il delegato ai trasporti che è Luca Cascone, il delegato del Presidente, perché adesso occorre definire subito per tempo anche quelli che devono essere la quantità e l'orario dei treni che devono servire alla stazione di Afragola e i collegamenti su gomma che noi dobbiamo prevedere già per tutto il circondario, per tutta l'area della provincia di Napoli e del Casertano per poter avere un collegamento con la stazione. Una rivoluzione assoluta. Questo è quello che si farà subito a partire dall'anno prossimo. Per quel che riguarda il resto invece, nell'accordo tra Renzi e De Luca c'è stato questo stanziamento che è di 5 milioni subito per la progettazione del collegamento della stazione con la metropolitana di Napoli. Quindi si farà questa progettazione molto accurata, molto approfondita per vedere la fattibilità di questo collegamento e comunque sono state già diciamo, stanziate per i tre anni diciamo, dal 2018 al 2020, quindi per la fase finale di questo accordo c'è già uno stanziamento di 305 milioni che può costituire appunto il punto di partenza affinché a seguito appunto della progettazione che verrà effettuata e della praticabilità della stessa si possa avere già diciamo, il finanziamento per entrare nella fase di realizzazione di questo collegamento. Grazie.